Da Valeriano agli imperatori illirici, da Valeriano fino ad Aureliano. Finiamo di spiegare quali sono gli imperatori più significativi del periodo dell'anarchia militare. Stavamo parlando di Valeriano la volta scorsa, quando poi è suonata la campanella. Abbiamo detto che è un imperatore importantissimo perché è stato il secondo a fare una persecuzione sistematica dei cristiani dopo Decio, anche lui quindi fece più o meno la stessa cosa. Cercò, attenzione, si tratta comunque di tentativi, lo vedremo la prossima volta parlando di Diocleziano. In realtà queste persecuzioni sistematiche e totalizzanti dei cristiani sono solo tentativi di distruggere il cristianesimo e quindi di perseguitare tutti quanti i cristiani. Sulla carta si perseguitano tutti quanti i cristiani, ma nella realtà dei fatti le situazioni erano ben diverse. Ad esempio, soprattutto in Oriente, quando i soldati andavano per esempio a cercare insomma, i cristiani, eccetera, non era così facile, ecco, che riuscissero a trovarli. Spesso tra gli stessi soldati c'erano anche dei cristiani, giusto per dirvi, ecco. Ad esempio, in Oriente era estremamente diffuso ormai il cristianesimo. Comunque, cosa successe poi? Successe a Valeriano che ebbe una battaglia, una lotta contro i Goti, e proprio quindi contro i Goti, fu sconfitto dai Goti, e poi ancora contro i Persiani. Nel 260, infatti, i Persiani. Viene catturato con l'inganno. I Persiani, guardate che sono i Sassanidi adesso, la dinastia al potere, fanno una specie di tranello in cui cade Valeriano. Gli dicono che vogliono firmare, non so, un trattato di pace, eccetera. Poi però, quando si trovano davanti a lui, lo catturano, lo prendono, lo imprigionano e lo portano a lavorare nei lavori forzati. Erano talmente così degradanti, umilianti e soprattutto spossanti da un punto di vista fisico, che Valeriano muore in prigionia. Non era mai successa una cosa del genere, che un imperatore romano fosse catturato dai nemici e che morisse addirittura in prigionia. Muore di stenti come schiavo dell'imperatore persiano, costretto a lavorare presso una miniera. Ecco quindi la sorte un po' particolare di Valeriano, che ci sta a indicare come le cose ormai sono parecchio cambiate. Dopo Valeriano diventa imperatore Gallieno, già è il figlio di Valeriano. Valeriano l'aveva già associato al regno, quindi era imperatore insieme a Valeriano, diciamo così, già nel periodo precedente. Ma poi diventa imperatore da solo, ovviamente quando il padre muore, abbiamo detto, in prigionia. Ecco, questo è il periodo più nero dell'impero romano. Infatti, durante l'impero di Gallieno si rompe l'unità dell'impero romano. Vengono costituiti due stati che diventano indipendenti dall'impero romano, cioè addirittura c'è una specie di secessione, no? Di divisione, nel senso che i governatori, anche governatori romani che si trovavano in certe province, addirittura dicono di essere indipendenti, autonomi dal potere dell'imperatore e quindi come se creassero uno stato tutto loro, magari anche accorpando più province insieme si crea. Infatti l'impero delle Gallie a occidente è un regno di Palmira a oriente. Galieno nei confronti dei cristiani invece è più tollerante. Infatti proclama un editto di tolleranza nei confronti dei cristiani. Adesso vediamo una cartina che ci mostra come sia diviso l'impero romano sotto il regno di Galieno, sia diviso proprio per la costituzione di questi due stati indipendenti. L'impero delle Gallie e il regno di Palmira. Ecco, con Claudio II, quindi lo chiamiamo Claudio II per distinguerlo da Claudio della dinastia Giulio-Claudio, vi ricordate? È stato imperatore insomma, fino al 54 d.C. Bene, Claudio II è il primo degli imperatori illirici, cioè sono imperatori provenienti dalla penisola balcanica e sono molto importanti perché vedremo l'anno prossimo. Un imperatore importantissimo nella storia romana, Diocleziano, anche lui viene da questa zona, da questa regione, provengono tutti dai Balcani.
Ormai il nerbo dell'esercito romano non è più costituito da, appunto, da romani o da italici, ma è costituito da provinciali. Abbiamo già detto che Settimio Severo addirittura aveva fatto entrare nell'esercito romano anche dei barbari. E quindi i generali comandanti ormai non sono più neanche italici, ma sono appunto, per esempio, illirici. Ecco quindi che dalle fila, no, di questi generali, di questi comandanti, provengono alcuni di questi importanti imperatori del III secolo d.C., come Claudio II, oppure Aureliano. Ecco, l'ultimo imperatore di cui parliamo oggi è Aureliano. Claudio II ha cercato inutilmente di sedare quelle rivolte, quelle secessioni, meglio, dell'impero delle Gallie e del regno di Palmira. Ci riesce invece Aureliano. È Aureliano che riesce a riportare l'unità dell'impero romano e a favorire la restaurazione dell'impero unitario romano. La restaurazione avvenne però con uno dei suoi successori, Diocleziano, che abbiamo già anticipato, è illirico come lui, illirico come Aureliano. Ma Aureliano è importante anche per un'altra cosa, cioè per la costruzione delle mura romane. Le famose mura romane, quando andiamo per esempio a vedere, non so, San Giovanni in Laterano, lì a fianco a San Giovanni in Laterano, troviamo ancora queste mura romane imponenti, no? Che cosa stanno a testimoniare però queste mura? L'abbiamo già visto anche la volta scorsa, che i romani hanno paura. Hanno paura addirittura non solo che i barbari, non so, valichino, quindi oltrepassino il confine, il limes, ma addirittura che possano arrivare fino a Roma. Se costruiscono delle mura così importanti e imponenti, vuol dire si rendono conto ormai che persino Roma viene minacciata in prima persona, quindi intendo dire addirittura direttamente la capitale potrebbe essere vittima di un assedio, cosa che effettivamente avverrà, come vedremo nel V secolo, e Roma sarà saccheggiata, eccetera. Quindi queste mura più di tanto non riusciranno a difendere Roma neanche dall'assalto dei barbari, vedremo, però è molto significativa questa cosa. Aureliano fu vittima di una congiura seguita da un periodo di lotte civili. Infatti, dal 275 al 284 si susseguono tantissimi imperatori che adesso noi non nominiamo e non studiamo, proprio ad indicare che ormai quei periodi di anarchia militare si moltiplicano. E soprattutto diventano anche più lunghi, no? Addirittura 9 anni abbiamo visto, quindi abbiamo detto di anarchia militare dal 275 fino al 284, quando finalmente diventerà imperatore, un imperatore importante, significativo della storia romana, cui abbiamo già accennato, che è Diocleziano. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.